Fratelli, sorelle, a tutti pace e bene. Oggi la memoria liturgica è quella di Santa Francesca Romana, 1384-1440. Nella città di Roma è sicuramente una santa venerata e conosciuta. È nella sua vicenda storica una donna che possiamo identificare come donna di carità, donna di preghiera. La sua vicenda è quella comune a tante giovinette del tempo. Già all'età di 13 anni, pensate, viene data sposa, no? All'uomo che la famiglia aveva scelto. Con molta devozione e con molta carità ama questo uomo. Nascono 3 figli, 2 dei quali moriranno. Ma Francesca dimostra subito il suo lato di carità, dimostra subito il suo affetto per tutte quelle persone che hanno bisogno di un suo aiuto e raduna già intorno a sé altre donne che vogliono vivere la loro consacrazione. Sicuramente il 1400 è il secolo che offre, sicuramente il 1400 è il secolo che non offre grandi novità e grandi personaggi. Sarà il 1500 che ci darà nomi illustri, basta ricordare Sant'Ignazio di Loyola oppure San Carlo Borromeo, questi santi grandi. Santa Francesca Romana in questo grigiore del 1400 splende per la sua santità. Alla morte del marito, lei radunerà più da vicino queste donne che con lei facevano carità, fonderà la congregazione delle Oblate della Beata Vergine Maria. La sua memoria oggi risplende a Roma nella chiesa di Santa Francesca Romana al Palatino, dentro il Foro Romano, una chiesa che dà lustro a questa donna di Roma, quasi a significare che nella storia millenaria di Roma ci sono presenze di donne di questo tipo, di questa tempra. Ci aiuti Santa Francesca Romana ad essere sempre cristiani forti, capaci di andare oltre alle fatiche, di andare oltre a quelle che possono essere i momenti dolorosi della vita, testimoniare con semplicità e umiltà il Vangelo di Gesù. A tutti pace e bene.